Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui in compagnia di Mine Hendrix, Bianca, Glaze, Matt, Voras, Jekyll, Lab e credo di averli detti tutti. Poi vabbè, sì, ci sono basta. Io. Non c'è nessun esatto. altro. E siamo qui per giocare una partita di sì. Ultra Hardcore, vale a dire un UHC. In questo caso si tratterà di Primal UHC. Questa stagione, così come anche le prossime, saranno a tema storico. Quindi per esempio ambientate nella preistoria, poi ci sarà una tipo in stile antica Roma, una in stile medievale e così via discorrendo. Questa per l'appunto, come potete vedere anche dalle nostre skin, è a tema preistorico. Adesso, l'UHC funziona così. Non c'è la possibilità di recuperare la vita se non mediante l'uso di pozioni o mele dorate. Quindi inizieremo, saremo quattro coppie e ci divideremo in quattro punti a random della mappa. Prenderemo materiali per farci armature e armi e poi ci sfideremo al centro per vedere chi sarà il più forte. Detto ciò, buona fortuna e buon game. Hola, hola gente, benvenuti in questa prima stagione Ciao. Della UHC. Siamo in team con Bianca e Ciao. Gli altri team sono questi, quindi Matt e Glaze, Hendrix e Jekyll, Voras e Lab e poi ci siamo noi due. Ok. Dividiamoci i compiti. Ok, tu occhio che lì c'è uno scheletro, occhio che... Allora, è veramente un posto... brutto, c'è anche un ragno lì, credo. Vediamo no, se riusciamo ad allontanarci via, da qui. Prova a seguirmi. Tipo, allontaniamoci sì. un attimo perché questo posto è veramente. O uno zombie, oh mio dio. Allora, ragazzi, non ve l'abbiamo detto prima. Oh mio dio, è pieno zeppo di mob. Stavo piovendo prima. Sì, esatto. Allora, non ve l'abbiamo detto prima, però, nel primo episodio c'è la possibilità di respawnare qualora veniamo killati o moriamo malauguratamente. Cerca di prendere tipo un pochino di quelle mucche, così facciamo la pelle. E aspetta, vi faccio una spada di... Sì, sì. Ok, ok, perché è pieno di scheletri sta zona. Ok, facciamo un po' di stick. Ah, ho laggato. Ah, sì, certo, gli ridò subito i cuori. Perfetto. Allora, instant. Ok. Oddio, non so scrivere. 50-50. Ok. Così può... Tipo tu fai tipo dei kit e inizi a prendere tutte le cose in pietra, fornaci e cose così. Sì, sì. Fai okay. piccoli ciascuno. Così. Anche se credo che dovremmo andare via da questa foresta perché è abbastanza pericoloso. Questo sicuramente. E dobbiamo anche... Caverna. Caverna, perfetto. Sì, è buono. Però dobbiamo prenderci prima delle mele, perché è importantissimo, sì. tipo. Sì, 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 assolutamente. Anche il cibo, qui ne vedo poco. Ok. Allora, ci prendiamo direi tutti gli attrezzi per fare... Cioè, tutta Beh, la pietra sì. per fare... Ferro! Ferro, subito. Dove sei? Sono giusto sottoterra. Cioè, sottoterra. Sotto la superficie di tipo pochissimo. Una mela, casissimo. Va bene. Mentre spaccavo le foglie. Va bene, ottimo. Comunque, i Dark Oak secondo me danno più mele a differenza degli Oak normali. Beh, questo sì, perché sono più grandi e sono comunque sì, Oak. Quindi magari qualcuno togliamolo, rompiamolo così abbiamo... Magari qualcosa. Sì, sì. Okay. Allora, faccio già due picconi e due asce. E anche, direi, due pale. Così... Intanto siamo a posto. Allora, tipo, faccio in questo modo. Oh mio Dio, che casino. Sono tipo troppo in ansia, tu non puoi capire. Allora. Vieni tipo un attimino qua che ti passo gli oggetti. Tipo questo, questo, questo e questo. Ok. Bene, allora ad acciuppinare tutto quanto bello. Va bene, bello. Allora magari cioppo anch'io qualcosa. Stando attento possibilmente. Però dobbiamo trovare gli animali mille è essenziale. È essenziale. Eh sì, se no non abbiamo cibo dopo. Io ho in totale 11 pezzi di cibo.
di mucca e di maiale, non ciascuno in totale, quindi non è che siano poi così tanti. Maiali, bene. Ok. Un maiale. Aspetta, faccio delle fornaci così iniziamo subito a... Vabbè, polli. Ok, qui c'è intanto una... I polli sono assolutamente importanti. Sì, esatto, per le frecce e poi comunque sia danno anche abbastanza saturazione. Anche cane da zucchero, benissimo. Perfetto, è pieno di pollame qui. Buono, molto Che coordinate buono. Siamo, fra l'altro? Oh mio Dio, non è che siamo lontanissimi dal centro, eh? Cioè sì, siamo distanti, però... C'è uno scheletro, mi ha visto. Occhio. Porca di quella... No, devo scappare. Scappa. Ai. Già tantissimo perso, però, Non rischiare, vieni tipo... Vedi che c'è una... Sono chiusa. Ok, allora... Cerca di raggiungere coordinate meno 560-180. Meno 560? Allora, c'è una pianura, sono... praticamente. C'è una gigantesca pianura. Aspetta, provo a fare il giro là, a lungo. Così. Ci Passa sono anche di maiali e mucche. Devo ucciderle. Sì, occhio, però se sono nella foresta fai attenzione. Anzi, piuttosto evita perché è veramente troppo pericoloso. Ma veramente. Guarda. Ho già pochissimi cuori. No, dovrebbe essere su su normal. Allora. Normal, ok. Allora, devo stare attenta. Ok, qui si può cioppare tipo tantissima roba. Tu dove sei? Sei riuscita... Ho visto la pianura. Aspetta che io sono ancora qui sopra. Dove sei? Non lo so però, Qua. Qua mi vedi nella pianura? Sono qui nella pianura. Ah, sì, benissimo. Allora, aspetta, che come scendo, però? Problema. Ok, tu ingegnati in qualche modo. Intanto qui è pieno di polli, però io preferirei andare a cioppare un po' di alberi. Quindi, visto che qui è pieno di alberi, tipo, mettiti pecore, eccellente. Pecore vuol dire lana, lana vuol dire scudo. Che no, la lana non sarebbe. Vabbè, a meno che non vogliamo farla colorata, però, cioè, anche io sto facendo una scala. Anche se. Ci starebbe un botto avere tipo la... Come si chiama? Lo scudo colorato. Sì. Quello sì. Vabbè, poi magari al caso lo facciamo. Nel caso lo facciamo. Che è una sciccheria quella. Quindi. Sono viva però metà morta. Ok, allora la prima mela d'oro sicuramente andrà a te. Adesso cerchiamo di... Cioè, cosa vedo lì? Un lupo. Ah, è vero. Dopo devo anche ricordarmi di dare a tutti quanti un uovo di lupo. Ok. A proposito di lupi, se l'avessi dato prima magari mi sarebbe stato più utile. No, perché si può usare soltanto per il PvP. Sì, no, perché sennò non ha senso. Ah, hello. Che pollame. Fra l'altro è comodo. Tu resta sempre non distruggere quell'albero gigante. Lasciamolo come punto di ritrovo, diciamo. No, ma sarebbe troppo palloso, quindi... Esatto, lo lasci tipo lì e lo usiamo come punto di ritrovo. E dobbiamo tipo ritornare lì una volta che abbiamo cioppato abbastanza legna. Fra l'altro ho l'impressione che stia anche per arrivare la notte, quindi nel caso dobbiamo essere pronti subito a scendere. Tu ti stai occupando delle mele, io mi sto occupando del cibo più che altro. Ottimo. Anche se le pecore non danno molta saturazione, quindi ok, io intanto ho 8 polli e 3 porci. E anche il lab ha perso dei cuori. Sì, ma gliel'ho ridati prima, non so, li avrà persi di nuovo? Sì, li avrà persi di nuovo, penso. Cioè, perché se per il lag io li ridò, perché comunque sia ci sta che laghi un po' all'inizio. Però ho perso troppi cuori, maledetto scheletro. Vai piano. Devo stare attento qua a non pestare i lupi, cioè se pesto un lupo sono fregato. Ok, là c'è una caverna, ma penso sia una di quelle caverne un po' fasulle, diciamo così. Sì, che le pianure sono piene di... caverne che in realtà non portano da nessuna parte. Allora, ho 10 pezzi di maiale, 9 di mucca e 2 di pecora. Bene. Io ho 3 maiali, 10 polli e 8 pecore. Il sole sta scendendo, quindi fra poco dobbiamo... Ok, immediatamente. No, vieni. No, aspetta. Sto aspettando un attimino qua che droppino delle mele. Perché quante mele hai tu? Una. Una. Non va per niente bene. Non va per niente bene. Mela. Ok.
Perfetto. Là ce n'è uno, magari lo GG. distruggo di albero, però sta arrivando la notte. Fai anche una cosa tattica, tipo prendi un pochino di arboscelli, così al massimo poi possiamo ritornarci. Monster Hunter, Ce l'ho un Lovecraft. po'. Ok. Andiamo all'albero, andiamo all'albero. Io ci Piove? sono. No, porca di quella. Beh. Ok. Sì, Ok, ragazzi, sì. la pioggia la togliamo per evitare problemi di lag. Ok, Sempre eccomi. Ma comunque. Ok, andiamo sotto, vai. c'è poco amico? Non lo so, quindi è meglio evitare. Ok, sì. Teoricamente dovrebbe essere abilitato. Oh mio Dio. Sento Ok, già esseri. tappo di dentro. Perfetto, siamo a posto. Allora, facciamo tipo un piccolo spazietto, direi. Giusto per mettere le fornaci. E per fare un pochino di luce all'inizio. Sì. Allora, mille fornaci. Cioè, fornaci, crafting, come sempre. Pure io, quindi mi viene Allora, voglia di non mangiare la mela. osare. Anzi, aspetta, ferma lì che ti droppo tutto il cibo che ho, così tu cominci a lavorare anche a quello. Intanto, se poi io riesco a trovare nel caso una caverna con del carbone, possiamo utilizzare quello lì per le fornaci e spero di trovare subito un pochino di ferro a caso per lo scudo, che è tipo Sì. fondamentale. Soprattutto contro gli scheletri. Mannaggia loro. Già. Ok, fra l'altro, che tecnica vuoi adottare per poi per la battaglia finale? Spada o arco? Io preferisco la spada personalmente, anche se l'arco, cioè, se fossi brava magari lo utilizzerei. Però secondo me tu con l'arco sei piuttosto bravo, Ok, quindi se allora. troviamo qualche cosa te la diamo a te, Va diciamo. Ho bene. trovato del Non ci ferro sono comunque. entità, zero. Ferro. Bene. Bene, allora provo a Ok. raggiungerti. Che a me servirebbe giusto un pezzettino di cibo, ma da tenermi di scorta più che altro. Allora, con questo Aspetta, aspetta. facciamo già delle torce nel charcoal. Ok. Ancora spawnano cose. E qui Dobbiamo metterei riuscire a acqua, c'è un trovare posto. una caverna. Assolutamente. Entità 2, 1. Ah, ma sono i blocchi. Sono i blocchi droppati. Sarebbe il caso Sarebbe il caso. che mi Tieni un po' di procurassi. cibo. No, quello lì ce l'ho. Ho tre pezzetti di mucca. Ragni, ho sentito. Ah no, però vabbè, mi sa che è di sopra. Sì. Ok, scaviamo in parti opposte, così dobbiamo scendere ancora almeno a livello 30 per cercare le caverne. Secondo me siamo ancora in alto. Sì. Tu stai usando l'Optifine? Sì. Ok, quindi se riesci utilizza la Sì, già Dynamic ce l'ho. Lights. Sì, la uso sempre. Sento dei blocchi. Sono io, Chi mi c'è? sto avvicinando. Ah. Ma non penso che troveremo qualcosa. C'è un posto un attimino sfigato questo, mi sa. Perché o. No, vabbè, non avrebbe senso aspettare la notte, non avrebbe nessunissimo senso. Ah, si è rotto il piccone. Porca di quella porca. Ho bisogno di almeno un po' di carbone, però non arriva. Quindi vado a farmi un Allora, po' di charcoal. fra un minuto circa finisce anche il primo episodio. Ah, Il davvero? marker mi sa che è andato a quel paese. Ok, tu Quindi hai poi nel preso le caso. fornaci? Sì, ho tutto quanto. E tu M, Riesci un po'. a vedere il mio nick? Sì, sto arrivando proprio. Benissimo. Eccoti. Intanto, sì, tanto dico, continuo a scendere perché dobbiamo trovare delle entità. Entità, Però zero, zero. Ah, bestia. stai illuminando davvero poco. Ah. Voras. No, no, lo respawniamo, lo GG. respawniamo. Allora. Grazie per la partecipazione. Allora, aspetta. Allora, niente, le crafto io le Game cose. mod. E poi. Mio Ah. Vine. Dio! E dove sono andati a finire? Beh. Allora. Ok. Ah, Lab poi, aspetta. item. Ehm. Però usare
Il legno mi fa Allora, dimmi un male. attimino, con chi era in squadra Lovecraft? Con Voras, quello che è morto adesso. Ok. Allora. Vabbè. Mio Dio, ma che cos'è? No, aspetta, non respiro. Galaxy Glaze. Madonna, cioè, allora aspetta, Galaxy con chi era in team? Galaxy era Celeste? Ah, Sì. sta già con Matt. Sto laggando? No, mi ti sento. Ok, ragazzi, finito il primo episodio. Adesso Niente, ci vediamo nel prossimo. Addio.